Introduci. Allora, volevo rispondere al commento di Terrazzina. Terrazzina, c'ha il nome, c'ha il cognome, c'ha il cazzo. Cominciamo subito male, non ci siamo. Allora, accettiamo il fatto che questo mondo è stato controllato da questi lupi, no? Che ci sono, dobbiamo face the truth, che ci sono questi lupi che hanno controllato il mondo, no? Cooper, in poche parole, dice che noi non siamo adulti abbastanza per governarci. E comunque ci sono questi lupi, purtroppo, da millenni, che hanno sempre comandato questo mondo, no? E questi volevano attirare, noi gli stavo spiegando anche... Spiegando, io il professore ad Amerigo. Professorizzando. Ad Amerigo che loro praticamente hanno dovuto prendere il bestiame da questa parte della terra che è l'Europa all'America. Allora, se tu vuoi far passare alla gente che tu ne sai di più di loro, che magari stanno passando una vita di merda pari alla tua, stai facendo l'Anunnaki, vuoi fare controllo mentale, mind controlling, ed è l'epoca di internet, genera questi professori che se le vedono le cose su internet e va. Io tutto quello che tu hai detto sono d'accordo. Su cosa non sono d'accordo? Sulla specifica situazione di Jenny Fiorellino. Jenny Fiorellino sarebbe Terrazzino, che lui lo chiama Jenny Fiorellino. No, perché il mio cervello è molto semplice. Rino, frino, crino. Jenny Fiorellino, tu hai fatto, ed è quello che cercavo di far capire a questa testa di cazzo che dopo 20 anni su internet c'ha 25 persone, ed è un gran peccato, perché come tutte le persone... No, perché come io, per esempio, che sono un genio, però chiaramente me la faccio con un escremento del calibro di Marcel Ming, che è bravissima persona, abbiamo già spiegato. Sono una persona troppo intelligente per voi esseri umani. Per esempio, per Marcel Ming sono molto intelligente, lui non capisce i miei disegni satanici. Cara Jenny Fiorellino, tu stai approcciando il canale di una eminenza, non un... Allora lui purtroppo... Lui non c'ha la giacca e cravatta, ma... È un'eminenza. Ah, è un po' ingenuo, perché tutte le eminenze hanno praticamente il venditore. Tu stai approcciando il canale di un'eminenza, ok? Di questo calibro. Quando tu approcci, stai entrando in un canale. Prima domanda da fare a Jenny Fiorellino: quanti video hai visto di questa eminenza? Noi non possiamo far vedere i diamanti a persone che sono alla ricerca di intrattenimento. Dobbiamo pian piano avvicinare Jenny Fiorellino. Quindi, prima opzione, Jenny Fiorellino, già il tuo nome, vicino a quello di una faccia di merda del genere, è un dono, lo glorifica. Però lui, siccome è una persona che è purtroppo misera dentro, psicologicamente fragile, attacca come i cani, no? Tu vai dal cane... Il suo modo qual è? Prende una parola delle tue e dopo ti parla di questo Bill Cooper, che è un altro che era come lui, era uno sfigato che si era andato a chiudere nella campagna da solo, e siccome l'unica cosa che ha avuto nella sua vita è un fucile che gli ha regalato il nonno, gli ha detto: Bill, tu sei zoppo, grasso, ti piace... Bill ha fatto la guerra in Vietnam. In Vietnam... Gli ha regalato il nonno la cosa, ha detto: Bill, tu hai fatto la guerra in Vietnam. Mo capiamo, io mica lo sapevo la guerra in Vietnam. Ha subito il mind controlling dei vietnamiti. Lei ti ha detto: la sviolinata finale di non so quale video, perché non l'ho visto, sull'America sarebbe da evitare, soprattutto conoscendo come è stata creata la Costituzione americana. Questo mi è sembrato di capire. Effettivamente da massoni. Il signor Marcel è d'accordo, io sono d'accordo, ormai lo sanno anche i bambini, punto. A quel commento bisognerebbe scrivere: hai ragione, è stata fatta da massoni. Resta l'altra cosa: perché gli hai fatto la sviolinata? E io qui ti faccio la domanda a te: che cosa si intende per sviolinata? Secondo te, Jenny Fiorellino, cosa intende per sviolinata? Cioè, glorificare questa idea di una nazione, di una costituzione. Ecco qua, ecco, parliamo di questo. Io sono assolutamente d'accordo che le nazioni, ok, e ne parlavamo prima con te, sei d'accordo pure tu, sono delle invenzioni per sostituire i reali legami umani di persone, che però è detto che una comunità umana di persone non può superare un certo limite di numero.
Allora, nessuno ci sta tenendo legati in questo sistema, nel senso che se noi non volessimo essere trattati come numeri, come bambini, come ci trattano, come faremmo? Basta che non contribuisci a... Prova a uscire tu Marcel Minga, come esci? Ti arrestano. No, intanto se tutti facessero come me, questo sistema sarebbe già finito. Se tutti facessero come te, non è tanto quello che faccio, però è già, non contribuisco a questa merda. Col patto, sì. Se uno fosse adulto, nessuno gli venderebbe questo sistema così stretto, no? Il fatto che ce lo vendono e stiamo ancora sotto questo sistema significa che effettivamente non siamo evoluti abbastanza. E Cooper voleva dire questo: purtroppo uno stato ci serve, perché un minimo di cose, purtroppo, non siamo evoluti abbastanza per fare da noi. Ok. Perché tu non puoi, noi non sappiamo rispettare l'altra persona ancora, non riusciamo a capirlo, che il razzismo, che ci hanno messo in testa, che siamo diversi, tutte queste cose. Quindi siamo bambini, non evoluti abbastanza, e quindi quando il momento sarà che saremo diventati adulti, spariranno tutte queste catene che abbiamo adesso. E questo si chiama satanismo, tecnicamente, perché sono utopie. Utopie e satanismo è la stessa cosa, cioè chimere. Quando io dico chimere significa avere le allucinazioni. Ok, non potrà mai succedere. No, sono cose che ti hanno fatto credere che sono desiderabili. Non sono desiderabili, non sono raggiungibili. Tutte le persone sulla terra raggiungono, ma stai sognando. Persone che non vedono, che io vado da un fratello e lo amo, ma qua stai aprendo tematiche dell'amore, della tolleranza. Però aspetta, tornando al tuo discorso, hai detto siamo bambini, eccetera. Io posso anche ammettere, però dovremmo dire ok, facciamo conto, si fa così, sono delle tecniche. Per esempio, ci sta questo qui, si chiama Guido Ceronetti. Lui sicuramente scrive che ti piace proprio satanismo, eccetera. Però ti voglio prendere questa figura che non conosco molto. Questa è una persona che non usava, è morto da poco. Però a un certo punto lui ha detto, io da questo punto in poi non uso più, non ha usato la TV, non avevo un telefono, ha detto, sono nato nella merda, ha tracciato una linea, oltre questo io non voglio più evolvermi, perché ho capito che più si evolve, più si è schiavi. Accetto questo, quindi accettiamo le nazioni. Ma le dobbiamo accettare con la consapevolezza che sono state create da chi ci ha inculato, e quindi pian piano retrocedere, non adulare la nazione e dire che siamo bambini e abbiamo bisogno della nazione. Allora perché deve avere quel confine? 100 anni fa l'Italia era piena di regioni che parlavano il proprio dialetto, oggi i bambini parlano fra un po' inglese come prima lingua, e queste cose sono state distrutte in 50 anni da quella merda di Garibaldi che ha creato tutte queste. Questa è la nazione, un'invenzione presa dal cappello, vera e propria, punto. Ma come ti ho detto, sparirebbe. Io non è che sto glorificando, mi piace. Però stai dicendo praticamente sto accettando anche il fatto che purtroppo il fatto che esistono significa che le persone sono... Cioè tu stai dicendo per esempio che in Italia ci sono i documenti di Ernesto De Martino, che fu uno dei pochi che andò con la sua cazzo di telecamera e andò da solo in Basilicata a intervistare i contadini, a farsi pure prendere per il culo, ed erano persone tutte umane ed organiche, vivevano isolati sui monti fino agli anni 50. Tu stai dicendo che quelle persone sono cattive e intolleranti, perché loro gli fu insegnato che erano analfabeti, gli fu messa la scuola e fu creata la nazione, furono integrati nel sistema. Tu stai dicendo che queste persone visibilmente pacifiche, buone, in contatto con la natura, erano una comunità vera, purtroppo povere, ed è quello che ti dicono tutti i vecchi, sono stati indottrinati a credere che siccome faticavano nei campi erano schiavi, e allora gli hanno detto adesso non faticherai più, vieni nella nostra scuola. E allora si vede, ci sono interviste, ci sono questi bambini che dicono adesso possiamo andare a scuola e socializzare. Loro gli hanno dato sta caramella ai bambini. Dici, vedi i bambini, loro... Pensate alla comunità. E sono state create la nazione. Tu quello che hai detto prima è dire, noi dobbiamo capire che siamo dei bambini. E no, lo hai detto. E io voglio togliere. Scusa, come cazzo giustifichi uno stronzo che si è andato a fa il cazzo che non si può dire qua? Specificatamente ripeti questa cosa che hai detto. Non generalizzare, siamo bambini, queste frasi di merda che ti ha messo l'annunaki di Bill Cooper. Come giustifichi il fatto che persone si stanno facendo mettere i vaccini? Non astrarre. Entriamo nei casi specifici. Ci sono 4-5 tipi di motivazioni. Uno, vecchie che hanno paura di morire e gli è stato detto che questo vaccino gli può salvare la vita, quindi hanno giocato sulla psicologia del terrore di morte. Due, idioti,
E no, bambini, stai astraendo, mi stai mettendo insieme a questi villaggi della Basilicata. Che cazzo c'entrano? Sei d'accordo sul fatto della cosa dei Basilicati, tutte le regioni che sono state indottrinate alla nazione stavano meglio prima o no? Sì, ma in questo punto momento, no, il cervello ce l'hanno, dovrebbero usare, ma non lo usano. Ma allora, su quello sei d'accordo? Fino a lì sei, sì, d'accordo? Sì. Bene, quindi lì la nazione era sbagliata, erano meglio le regioni, ok? Sì, sì. Punto, questo. E poi se non ci stiamo incazzando su parole, ecco perché ho detto Gianni Fiorellino, la risposta di Marcello è una risposta di fraintendimento di parole. E io sono convinto che tu sei d'accordo. Mettiamo a posto le armi. E che dire? Secondo me l'uomo, se si definisce essere pensante, dovrebbe usare il suo cervello e non lo usa. Comunque, Jenny Fiorellino, stai tranquilla che questo è un buon punto di aggregazione. Lui, vabbè, perché lui vuole finire, l'idea sua è che le finisce e poi quando va in paradiso Bill Cooper va, perché gli mette la parte e dici, bravo scemo, sei stato mio schiavo, mo svegliati perché sei stato semplicemente nutrito dal mio spirito, e il mio spirito era nutrito da cose non eccessivamente pure, c'era della onestà, però come tutti gli uomini ero limitato. Lui nemmeno conosce Bill Cooper. No, questo è vero, non lo conosco, ho sentito un video, mi è sembrata una cosa complessa, ho tutto il rispetto. Io attualmente posso dire non ho miti. Grazie Amerigo, ciao.